emergency evacuation. This is not a drill. This is not a test. Please do not panic. Emergency evacuation. This is not a drill. This is not a test. Please do not panic. Salve. 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 Mi vedete Ughino? Sì. Salve. 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 Questo non è salve. 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 Oh. Minchia, no, volete! In macchina, veloce! Fermi tutti e due, scendete con le mani in alto, vero? Tutte e due? Oh! Scendete con le mani in alto! Scendi! Ma che è successo? Ci hanno minacciato. Ma chi? Io tengo il ferro. Sorvi. No. Mi dissocio. Ambulanza? 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 Guardi, ragazzi, in moto mi stava facendo bannare. Se lo potete bannare, mi fate un favore. Perché? Che ha detto delle parole proibite. Non deve dirlo a me, deve chiamare Gesù, non so. Va bene, venga qua. Se lei non ha potere, la tampono. Aio! Ma che fai? Vediamo che c'è. Vanilla. Dov'è il vanilla? Vanilla? Yes. Dov'è? Con l'accento? No, è bello, anni 70. Ma cos'è? Un roof party? Beh, io sono stato onesto però, l'ho detto che non ho preso da te. Mamma mia, la sua canzone, sì. Ma dov'è Carpaletti? Bella. È la sua canzone. Bella, bella, bella. Allora, se mi butto spero di non morire. Opa. Oh sì, mi sposto! È questo? Eccomi, garzone, mi faccio un drink! Mi faccio un drink, dai, per favore! Ma qualcuno sta sparando, raga? Salve? Mi faccio un drink, garzone! C'è qualcuno?
Non si può fare un drink qua? Garzone, un drinks? Forse dai, non c'è nessun garzone. Un drink? Vorrei un contro. Stanno sparando. Come stanno sparando? Dennis. Sì, stanno hanno scritto. No. Sparatore al Benny. Sto sparando la grande. No, senti, dai una lezione a questo barman, ci state? Come? Ci state a dare una lezione a questo barman? Perché? Perché non ci fa il drink? E qual è il barman? Barman! Non so il barman, non so il barman. Ah, ma sei vestito uguale? No, è la prima volta che vengo. Senti, barman, o ci dai il drink o vuoi passare il drink? Io mi dittoglio! Qual è il problema? No ragazzi, spiegami qual è il problema? Qual è il problema? Non la prego. Te ne darò d'occhio. Te ne darò d'occhio al barman. E continua a fumare. Oh, cerca 50 sfumature di grigio, flusta. Lei vuole essere il mio terzo marito? Mi scusi, cappellino. Vieni a parlare che c'è troppa musica e ci sono degli spettacolini hot che non condivido. Oggettificazione della donna, no. Ma io quale marito sarei se non vuole lei? Ma il terzo marito non vuole essere? E allora posso essere il primo marito? Babbo Natali! Beh, non vuole essere il mio terzo marito, raga. Io voglio restare il primo marito. Un barman in sta posta. Comutani, fai il mio essere. Mi piace scegliere il primo marito. Potrei fare io barman in Francia, sapevo che era champagne. Lei, perché non vuole essere il mio terzo marito? Mi serve un barman. Mi serve un drink, per favore. Basta parlare, raga, un drink, per favore. Raga. Ha ragione questo dice. Raga, voglio un drinkietto, per favore, ragazzi. Non mi vuole, basta. Ma non capisco, signorina. Ragazzi, mi devo rilassare, ragazzi. Abbiamo il barman, vai, il barman è qui. Non ci capisco niente, devo spintonare. Mi dia un controllo.
Barman. Ecco il barman, ecco il barman, ecco qui, vieni. Dove? Mi faccio un drink, signori, allora. No, qua, è lui, lui. Allora, signori, vendiamo la nostra. Ma come si chiama lei? Giovanni Cotto Cazzo. Giovanni Cotto Cazzo. No, non ne ho idea. Ma di cognome di fatto, solo di cognome. Di cognome di fatto. Ah, vedi che per lei. Che mestiere, vabbè, l'importante è è un peccato, è un peccato. Dense, se vuole abbiamo il barman qui, alla sua sinistra. Che ci faccio un drink. Ma guardate, maestro, guardate come sono bravo in mezzo a tutti questi uomini. Vai, fai un drink, vai. Guardate. Ma lei non, no, non, non rispetta il dress code, Giovanni. Sì, ma io che me ne fotta a me? La chiamo corto per rispetto verso lei. Ui, guarda che sto andando con la vodka già. Ecco qua. Ma che sta qua succedendo qua? Ma che sta andando con la vodka, oddio. Ma Giovanni, lei conosce il signor Scornacchiato? Aspettate, sono ubriaco. Ma che cazzo. Dimmi. Aiuto! Chi è che ha sparato? Ragazzi, attenzione, ho sentito spari, fermate la musica, se spari, cazzo. Ragazzi, spari. Ma che cazzate quello dentro? Ma che spara? Ma che cazzo? Porca troia. Ma chi spara? Io? Ma dove spara? Signore, si preoccupi perché io non so sparare, quindi vada prima lei. Chi mi fa un selfie? Cosa? Ecco, faccia lei. Vuole fare una foto, Giovanni? Aspetta, le faccio una foto. Che indico, che indico? Cosa indica? E il problema era l'oggettificazione della donna. Che è successo qua fuori? Chi ha sparato? Niente, non ha sparato. Chi ha sparato? Ma come? Noi abbiamo sentito sparare. Anch'io ho sentito sparare. Ecco, siamo due deficienti in ginocchio. Ma una foto? Ma qualcuno che venga a farsi la foto con me, ma che faccio da solo, scusate. Ma io non lo so, io ho fatto la foto. La foto. Facciamo la foto di gruppo, venite. Tipo squadra di calcio. Forse mettetevi in comoda. I primi in ginocchio, i secondi in piedi. Va bene. Uno sbudellino assurdo. Ci siete pronti? Una ballerina. Beh, però facciamo la vera la foto. Così, messa così, sembra uno spaventapasseri. Guardate come fai in posa. Ma la possiamo questa foto? Esci un attimo, Felice, vai, io. Comunque, io credo che sia stato il barista a sparare, eh? No, non si può. È sempre il maggiordomo. Voglio venire anch'io a fare la foto con Babbo Natale. Aspettate. Non spingete, non spingete. Si abbassi davanti, si abbassi. È stato il barista, è stato il barista. È qualcuno da dentro, però. È fermi. Cazzo, non riesco a trovare le giuste. Eccomi qua. Qui dentro. Cioè, signori, c'è una signorina a terra, puoi fare le foto. Dove? Dov'è a terra? Ma questa foto parte. Ma questa foto parlerà degli anni. Ecco, grazie Pina. Grazie. Prego, Fioli, prego. È stata fatta questa foto o no? Signore, ma lei non è in rosso? Io sono il rosso, chi non è il rosso? No, lui non è. Tutti rosso. Denuncia. Sono il rosso. Come tu no? Non sei il rosso. Io non sono il rosso. Non sono rosso? Cos'è? Discriminazione? Tu devi essere rosso per accedere dentro il locale. E lui è bianco. Cosa ma lol, oddio. Sembra la testa. Sembra la testa. Ma raga, ma lol, cioè, ma serio? Perché io cioè, davanti, cioè, così? Cioè, vabbè, raga, è normale. Oh, ma questo è un buon fatto. Vabbè, sti cazzi. Signorina, signore, posso uscire, per piacere? Non c'ho parole, comunque. Allora, che è successo? Vai. Ma veramente? Ma che cazzata? Signorina psicologa.
Devo prendere una macchina, devo confessarmi un segreto. Venga qui. Mi dica. Ho ucciso io la cubista. E io la amo, basta. Ho ucciso la cubista, non sopporto l'oggettificazione della donna. Ma a me non interessa per quale motivo lei l'abbia fatto, io la adoro, basta. Grazie, Incro. Non ce la faccio, è un peso troppo forte per me. Venga. Tranquillo, me lo tengo. No, lei vuole uccidermi. No, non voglio uccidere lei. Voglio commettere l'insano gesto. No, io mi dissocio. Mi butto. No. Delle droghe. Mi butto, eh. Oh. Ma come si butta? Ma che dice? Grazie, Clarenzino. Mi butto. Ma venga qui, torni alla festa, sennò... Mi butto, signorina! E si butti, bravo. Ah. Mo, andiamo alla festa o no? Sì, ma i sospetti ricadono su di me. Va, se lei si assenta dalla festa è ovvio che ricadono su di lei. Ah, ok. Ok. E contro psicologia, brava psicologa. Eccomi! Ragazzi, dov'è la festa? Ciao, bitch! Qua è Omiento, come sempre. E... bene, sì, aspettate. È strano che nessuno abbia visto un cazzo, cioè, buh. Vabbè, è sempre così in questi casi, nessuno ha visto. Andiamo niente. Tutti a ballare dentro, andiamo tutti no, dentro. Parlo di tutti dentro, ah, non posso camminare. Sono una persona, the show must go on. Ezio, il barman. Ah, dov'è quel fottuto barman, dai? L'assassino è il barman. Eccolo, ecco. Scusi, lei è un barman? Cioè, ma cosa? Rispetto a te, è da scemi proprio fare così, cioè, proprio... Vabbè, ragazzi, ma qui c'è una persona morta, comunque. Comunque, si continua, no, ha bevuto no, troppo, sta dormendo, ha bevuto troppo, è svenuta. No, sta dormendo. No, ha bevuto troppo. Sì. Vabbè, io continuo col mio privé. Ma che è? Cos'è? Un locale di illeciti? Cos'è il privé? Scusatemi. No. Ma cos'è questa oggettificazione? Ma che cos'è? Ma siamo nel terzo mondo! Giuro che è assolutamente volontaria! Cosa? Ah, una masticchietta o qualcosa. No, ma è sempre un drogato, ma se ne vada! Vi dovete sedere tutti! Entra dall'altro lato! Tutti lì! Dove? Tutti qui! È per forza, okay. Perché dentro ci stanno i privé, ma c'è solo una poltrona! Come ci si siede? Solo per me! Muscolo... Devi leggere intensamente nella mia mente, aspetta! Leggi la mia mente. Bravissimo. È che c'è la musica di là che è alta, porca te. Guardi, non mi sento molto di farlo. Voglio dire. Troppo tardi ormai, troppo tardi. Sì, come ci si alza una bella foto, ragazzi. Ormai è dentro, non può più uscire. Ma cos'è il privé? No, non voglio. È del numero? Non ho capito. Sì, come al supermercato dal salumiere. Dopo il privé che così puoi salire sul palco. Guarda. Guarda, giro la tenda, guarda. Questa è una cosa privata, è uscire, per favore. Io pure sono privato. Capita. Mi appoggio il privé. Ci siamo tirati. Mi fate uscire? Porca puttana. Non posso uscire, per favore. Ma come lei vuole uscire? Ma è solo l'altra sponda. Ma come? Aspetta, la signorina. Ma non è il suo cognome. Se non le va, basta pensare al Franky, vieni tu. Zeta e si alza. Vieni te, Franky. Vieni. Ah, le mie gambe, grazie, signore. Ragazzi, è arrivato il barman. No, andiamo al barman. Aspetta altri 5 minuti e rispara alla tipa che balla.
in fondo al mare. Sì, sì. Oh no, 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 ragazzi. Oh, 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 signore, signore, aiuto, signore. Oh, signore, signore. Lei non ha visto niente, lei è con me o contro di me? No, no, no. Venga, 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 non la voglio, non la voglio, non la voglio fare casino, venga qua. Lei ha un'arma, può uscire l'arma? No, un cazzo. Non ha niente? Oh, niente, signore. La prego. Faccio la cacca sotto. No, no, lei non scappi, io non la uccido, lei non scappi. No, no, non scappi. Lo scappi neanche lei, venga qua, venga qua, venga. Ah, oh. Fai lo scherzo di Marocco. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. No, no, signore, no, sono nulla, la prego. Che cosa vuole fare? Volevo... sono il paladino delle donne. Ma qui non ci sono donne. Voglio fallire il locale donne. Perché non mi piace che queste donne siano gentrificate. Ma è lei che ha sparato prima a quella donna? No, però è stato un mio socio. Se lei mi dà un'arma posso sparare anche io, signore. Ma mica sono Robin Hood. No, e infatti ha la pistola, sennò avrebbe frecce e arco. Allora lei mi deve controllare questo. Ma è come la informo? Lei mi deve controllare la porta. E come la informo? Mi grida. Ok, come si chiama lei? Carlo. Il king delle droghe. Grazie per la pazza. Esatto, esatto. Io allora, secondo te non doveva finire così. C'è il rischio che sanno che noi siamo nel backstage. Io ok, ho capito. Io voglio far salire questo locale fatto di solo oggetti in mostra. Ma lei è di un altro locale? No, io sono solo per il favore delle donne. Ho capito, va bene, aspetto qui allora. Carlo, ti posso donare 10.000 per fare da palo. E me li dia. Aspetti, facciamo la foto completa. E se l'arrestano, io come faccio? E lei finisce con me, o in prigione o nella tomba. Sti cazzi, io sono... Io non ho armi, mano, io non ho nulla. Mandano lei in prigione, io faccio da palo, ma... No, sta minchia, aspetta. Senti, facciamo come se non fosse successo nulla, guardi. Ritirata. Sarà un piccolo segreto tra me e lei. Ritirata. Ma se vuole possiamo fare qualcosa, aspetta. Ormai... Monitoriamo un attimo la situazione. Non so se qualcuno ci ha visti entrare qua. Ok. Siamo occupati di lasciarci in pace. Oh. Siamo occupati, ci lasci per favore. E mi apri, cazzo. Sono l'amico di questa signora qua, che nei suoi pensieri io stavo cercando. Che succede? Niente, stiamo parlando, c'è troppa musica nella discoteca. C'è troppo casino. Ma chi sono questi scemi? Dai, qui esci donne. Non ne ho idea, non li conosco per nulla. Lei chi è? Piacere. Io sono Felice Mastronzo, piacere. No, scusi. No, non le prendo niente, ho sbagliato. Io sono Carlo Cotto Cazzo. Lei è amico di? Grazie CCP. Io sono Felice Mastronzo e dato che sono stronzo non sono amico di nessuno. Ma io non lo so perché non so se questi capelli fanno tendenza o se è sempre lei che vede in giro. Di vista, non ci sono mai presentati, forse sì, ma non no, mi ricordo. No, io sono arrivato ieri sera in città, quindi è possibile che mi conosca. Ah, ok, lei non ha niente, non ha armi, non ha niente. Io sono invisibile in questa città. Nulla tenente. Io sono un sostenuto, signore. Lei è un? Io sono un sostenuto. Campo sul un sostituto di chi? Sostenuto. Signore. Sostenuto da chi? Dallo Stato? Dai poteri forti? No, da un cazzo di nessuno. Faccio il barbone.
No, come me, ma piacere. Ah, vabbè, siamo colleghi. Piacere. Piacere. Allora, che dici? Ha senso sparare? Dipende qual è il suo. Cioè, dipende se vuole fare l'ergastolo o meno. Se ha paura della mia prigione. Ma secondo me da dietro le quinte. Faccio la modifica, abbiamo. Vuoi un consiglio? Faccia come dico io. Com'è, cos'è, come dice lei? Oh, salve, Tella. Salve. Salve. Salve, cosa succede? Stiamo parlando, ero un po' ubriaco, dovevo vomitare. Ah, deve vomitare, se vuole una pastiglia per il no, vomito. No, ha già vomitato. Ho già vomitato, stavamo parlando in segreto. Non si preoccupi. Ah, ok, io sono il re dei segreti, comunque, piacere, Lucifer. Sa, sono il più grande portatore di segreti dall'antichità. Perfetto. Guardi, dall'anno prima di Cristo. Mi sto riprendendo. Signore, ci può lasciare un attimo soli? Sono un sì, sì, certo, certo. Se avete... Oddio, ma questo locale non ha senso, deve chiudere, è troppo sessista. Come sessista? Oddio, che musica. Spara. Che musica. Lucifer, lei deve andare da un salto alla giaccarutta. Sa, vengo direttamente dall'inferno io. No, ma lei non è stato un viaggio facile per arrivare in città. Ma ci lasci io amoreggiare, mi scusi. Ah, io volevo infilarmi in una cosa a tre, non è possibile? No, noi siamo... Noi siamo persone di una certa... di un certo stile. Siamo discriminatori verso i diavoli. Si discriminano le cose a tre. Qua siamo va bene, questo signore mi ha scocciato, io me ne vado. No, non faccio l'offesa. No. Come si chiama lei, signore? Non faccio l'offesa. Oh. Io sono l'innominabile, non lo so far male. È suscettibile il ragazzo. Io odio questo locale. Dobbiamo mettere fine. Qua c'è troppa musica, non sento niente. Nel 2020 non è possibile mettere ancora delle donne come oggetto là a ballare. Ragazzi, dove sono le donnine? Più di 2000 anni che l'uomo oggettifica la donna. Eh no, basta. Sono venuto per dire stop. Psicologa. Una delle tante, mi dica caro. Non so se sto sussurrando. Ho voglia di uccidere. Passa pure, basta che non sia io. Ok, vado, No, ho mancato. Mangia e poi spara e poi spara e poi spara e poi ludopatia e poi No. Che cazzo di idea è Tengo fama. Mi vedete ragazzi? Mamma mia. Sì, Zando. Ti vediamo. No, Carlo. No, Zach. Ma te sei Carlo? Zach? Io sono Zach, quello lì dell'altra volta con Guerino. Che volevamo fare quella cosa. Vieni qua che ma no, mi dove tu stai salito sulla lica? Carlo, io ti devo proporre una cosa, vengo. Oh, mi vedete Ugo ancora? Ora no. Cosa? No. Ugo, grazie, mi piace il mio capello bianco. Mi dica. Venga. La seguo, chi è che mi parla? Alzi le mani. Aia. Sulle mani, scusi, tutti sulle mani, ragazzi. Scusi. No. Scusi. Ma chi è che mi stava parlando? Guardi che lei ha la giacca strappata. Lei ha la giacca strappata, guarda. Vengo dall'inferno, ragazzi. Non è un facile viaggio questo. L'inferno? Sì, dall'inferno. Salve! Salve! Piacere Lucifer. Oggi è morto quello. È morto, viene nel mio regno.
un po' tutti i coglioni. Chi sei? Alza le mani. Chi sei? Non ti sento per colpa di questa musica di merda. Tieni le mani alzate. Sali. Vieni qua. Vieni via. Che non sento niente. Vieni qua. Dove vai? Entrare? Fra, non puoi entrare. Ah, scusami, pensavo che ci fossero le mie amiche. Scusami. No, esci. Beh, cosa è successo? Niente. Devi scavalcare la tendina, bravo. Cosa succede qua? Mi può portare fuori? Certo, prego. Conoscenze? Ah, certo. Ho fatto un casino. Ho visto, ho sentito. Venga, andiamo fuori a fare un giro. Conoscenze. Certo, venga qui. E ora? Salve! E lui, oh! È lui! Io cosa? Lui con il giaccone bianco. Prendetelo! Puoi fare attenzione tu? Scusi. Ehi. Prego. Prego. Ma sai che... No, niente. Chi è ragazzo? Porca puttana, chi è ragazzo? Mettiamoci qua. Dentro la seppa. Ma che è successo? Ma non lo so, non ne ho idea. Ah, perfetto. Ma Aia, cosa sta succedendo? Ma chi è questo pazzo? Queste persone non sanno guidare le volte. Ma chi sono questi pazzi? Aiuto! È un delinquente! Aiuto, polizia! Lei è un delinquente! Polizia! Cavolo, lei è un delinquente! Polizia, aiuto! Carletto! Ma che sta succedendo? Ma cosa volete da me? Carlo, è
stato lei a spararmi? Esatto, è stato lei. A sparare a chi, scusate? A me. La bomba. A me. Chi è? Lucifer in persona. Ma io stavo dentro a godermi un bello striptease. Chi è che l'ha sparato? Scusate, chi è che è stato sparato? Perché c'è tutta questa polizia? Io con lo smoking. Cazzo, che bella sciarpa che hai, no, fratello. Ma chi? Nero. Questo bianco o Lucifer? Quello nero. Io sono Lucifer. Ah, no, tutti, no, vesti, io stavo dentro a godermi un bello striptease da persona etero che sono. Io non ricordo bene, però dei testimoni mi hanno riferito che è stato lei. E chi, no, sono queste persone? Saranno miei nemici contro il numero uno, no, top, no, manager in Italia. Chi sono? Me li porti? Lei è il top manager? No, è impossibile che fosse lui. Top manager di chi, mi scusi? Mi faccia vedere. Eh no, non posso in questo momento. Problemi di privacy? Sì, allora, io stavo con la signorina dentro a ballare, stavo per i cavoli miei, ho anche vomitato, mi scusi. Allora perché dei testimoni mi hanno indicato la sua persona? Chi? Mi faccia i nomi. Il signore con lo smoking bianco qui di fianco. Questo signore? Questo è grigio. Ah, lui questo bianco. Signore. Sì, allora sì. Cosa c'ha con me? Allora, mi dica. Penso che sia un adotto di mio padre. Mi dica. Magari vuole solo prendere il potere del suo impero, no? Non crede lei? Sono io il padrone dell'impero, sono il diavolo. Appunto, non crede che vuole prendere possesso dell'impero creato da lei? Lucifer. E se lo volesse prendere lei, possesso Lucifer. Dell'impero creato Lucifer. Da me? Lucifer. Mi dica. Buongiorno, io sono Lucifer. Mi piacciono le sue corna. Questa è la giustificazione del corpo femminile. Io madre... No, io sono la madre di tutti i demoni. Buongiorno. Ma che cazzo sono queste corna? Porta a portone. Ok, perfetto. Fa buongiorno. Parte comunque della gerarchia del mio regno. Mm-hmm. Sorella, sembrano corna. Io sono il re indiscusso comunque, quindi mi faccia un po' d'aria, per favore. Cos'è che sarebbe? Il re indiscusso dell'inferno. Lei, Lucifer. Lucifero, vedo un po' lei. Lucifero è stato creato da me, tesoro, quindi si abbassa le arie. Ma io sono un angelo, figlio non di importa, Dio. Non importa. Non sono stato creato. Io sono Carlo. Lei è diventato demone, quindi... Salve. Io non sono un demone, io sono un angelo caduto. Lucifer, caduto un po' male. Io mi ricordo di lei. Innominabile, è lei che mi ha sparato? Ma cosa? Io sono... Lei ma, è complice... ma lei sta facendo illazioni! Lei è il complice del signor Cavlo? Io? Io non sì, ho fatto sì, nulla. Sì, voi due. Indian! No, io sono... Ho avuto un eccomi, fratello, sempre a tua disposizione, tu lo sai bene. Li ho visti prima in combutta a parlare di cose Sentite, segrete. Sentite, non è che siete solo gelosi del nostro stile? Io sono stato trovato. Ma se sei brutto, io sono il diavolo, sono il re dello stile. Ma se c'ha tutte quelle maniche smanicate, ma si vada Prada. A fare un po' di shopping. Il diavolo veste Prada, signore. Com'è che si chiama, cavolo? Sì, ma era una donna comunque. Non vorrei dire. Ah, no, lei è una donna che ha sparato, non vorrei dire. Ah, lei si definisce donna, cavolo? Beh, se si vestisse, magari. Senti, allora io la porto in tribunale e faccio querela. Dov'è il mio avvocato? Chiami il top manager. Chi è che mi ha se rubato si vestisse, il telefono? Sentirebbe meno freddo. Non ha nessun avvocato. Forse, magari. Questa persona disonesta, molto comunque disonesta. Me la segnerò questa cosa. Quando arriverà la sua ora, sarà ben accetto. Chi è disonesto? Persona con capello lungo lì, disonesta, sta dicendo bugia. Oh! Ma che cazzo succede? Fate attenzione qua, che mi uccidete l'assassino. Bugiardo, i nubi là ti avrebbero già punito. Ho creato un girone per gente come lui. Gli assassini. Dai, spiegali cosa succede in India, va? In India la prendono, gola, tagliano a metà, poi fanno TikTok. Va bene, vado a farmi una sega, arrivederci. E lei non può andarsene così. Vada. Ma sto coglione che fa Lucifero si rende conto che fuori dal gioco è un cazzo di vegetale inutile alla società. Ma che c'entra, dai, oddio! KS. Che c'entra? Ma si è autoinvestito? Oh mio Dio, che botta! Porca troia! Questi sarebbero i miei scagnozzi? Ma io non so mettere niente. Ma come ha fatto ad autoinvestirsi? Eccola.
andare in ospedale pure io. Aiuto! Ah, giusto, Felice, ma lei è un paramedico? Sì. Ma lei conosce questo Lucifer? No, è nuovo in città, lo aveva detto. Ah, allora è un signor nessuno. Felice, vatti a cambiare. Sì, no, non ero in servizio. Oh. Oddio, eccomi. Caro, corri, corri, vieni, ti devo dire una cosa, corri. Tu, no, no, a lui, vieni, vieni in fretta, vieni in fretta. Ma io l'ho visto. Eccolo, 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 eccolo. Via, vieni, 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 vieni. Ma chi è lei? Vieni, vieni. Salta. Andiamo, andiamo, andiamo a far casino, vieni. Ti porto io a far casino, vieni. Salva, rivederci. Lei per chi mi ha perso? Salve. Io delle persone che mi maltrattano. Posso esporre denuncia? No, ma no, la polizia. Io vorrei esporre denuncia. Andiamo a fare un giro, un giretto, un giretto. Ti faccio vedere tutta tradizione indiana. Ma mio Dio, ma perché le spruzzano la macchina? Guardami. Pure un maleducato, per essere un assassino. India. Lei le ha sparato! Oh, ma che fai? Oh! Allora, aspettate, devo aspettare che se ne vadano. Bravi ragazzi! Ma c'è uno nascosto nelle piante! Bravi ragazzi, bravi, mi siete piaciuti! Carlo, Carlo, vieni con me! Felice, Felice! Felice! Oh, ma... Aiuto, aiuto! C'è la polizia! Polizia, polizia! Ho bisogno della polizia! Allora, qual è il problema? Voglio denunciare il signor Carlo. Vogliamo lasciare la zona immediatamente. O vi sbattiamo tutti dentro. Veloci, via. Quello dietro l'ospedale. No, no. Non ti consiglio di ripetere. Vediamo se guardano la live adesso. Io mi butto. Qual è la parola che non vi è chiara qui? Dovete togliere dai coglioni direttamente. Lui mi ha visto. Quello con la collana mi ha visto. E non solo dalla stai zitto. Direttamente dalla città, via, non è un fatto. Oh, ora mi vedono tutti. Sto in mezzo alle piante, ma sto. Date via. Via. Ma che... Scusate, mi cerco tartufi. Carlo, Felice, ci serve una macchina. Vieni, vieni, vieni. Mi prendi una macchina e ti aspetto, ti aspetto, Felice. Polizia. Allora, le volevo fare solo una notifica. C'è un ragazzo che si chiama Lucifero, senza... con la giacca spaccata dietro, che... Ah, eccolo. Carlo. Eccola con la macchina. Sì, senta, con questa macchina morente, senta, ecco. La cosa più sbagliata è fare una fuga con questa macchina, mi scusi, Felice. Avevo una Ferrari. Siamo uomini morti che camminiamo, posso dirlo? Uomini morti che camminiamo. Bella, guarda questa. Tirate sulle mani, tutte e due. Sulle mani. Sulle mani. Alza le mani. Ah, ma il Felice è uno sbirdo, il Felice. Sali in macchina, muoviti, sali in macchina, muoviti. Sali in auto, veloce, sali in auto. Sali, ma Felice, ma lei è proprio scema, arrivo, salva, salva. Sali in macchina, sali, sali. Sali in macchina. Dovete abbassare le mani per entrare, cazzo. Ma Felice! Aspetti, allora, Felice, Felice! Ma che cazzo me ne frega di quell'uomo di me? Metti la cintura. Dammi il telefono tutto. Allora, come si mette la cintura? Con il muscolo B. Muscolo B. Ok. Dammi il telefono tutto. Il king delle droghe. Grazie, Torment. Ti do il telefono, perquisiscimi. Ma che perquisiscimi? Dacci il telefono. Allora, aspetti, eh.
Oddio. Arrivo. È muscolo F2, giusto? Sì. Sì. Do a Glock. Vai, vai. L'ho dato, mi confermate, per sì, favore? Sì, 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 dato, dato. Ok, perfetto. Sì. Io ho credo di avere non stare tanto bene comunque. Dai, scendi, strunzo. Dove mi metto? Ah, sì, facciamo mettere dietro sto coso. Andiamo, vieni, vieni con me, vieni, seguimi. Grazie, Blue Manor. Seguimi. Vi seguo, non vi preoccupate. Siamo... Sono da solo, sono da solo. Niente. Posso saltare? Con... Sì, posso saltare. Arrivo, arrivo, mi seguo, mi seguo. Dai, muoviti. Ma cos'è questo luogo? Io, te l'ho mandato io. Cos'è questo luogo appartato? L'ultima cosa che avete. Ma chi siete voi? Non vi riconosco. No. Oh! Sento macchine? Sì, siamo in autostrada. Metti qui, faccia al muro. Dove? Tre. Faccia al muro. Ma io ho... soffro di diabete, eh? Silenzio. Pazienza. Vai, soffro di... No, no, soffro di diabete e di infarto, no, per favore. Tra un po' l'infarto te lo faccio venire io. No, mi sta venendo un infarto. No! Per favore, oddio. Vai, fermo qui. Sì, sì, sto fermo. Pistola, muoviti. Mi sta venendo un infarto, aiuto! No, allora, soffro di infarto! Non ci sparo un faccio. Soffro di infarto! Aiuto! No! Smonta la pistola, muoviti. Ok. Ti piace sparare da sopra il vanilla? Pezzo di merda. Cosa? Cosa? Te lo grido all'orecchio. Ti piace sparare sopra dal tetto del vanilla? E chi sono io? Chi è lei per dirlo? Mi scusi. Quello che ti ha visto. E cosa c'entra? Cosa vuoi da me? Io ho una faida personale contro l'oggettificazione. Non mi frega un cazzo, quella è casa mia, tu non vieni a fare bordello lì mentre io sto facendo una festa, hai capito? Oh! Oh, sta male. Le parole bende non se le fa. Scommetto che l'avevo, guarda. È andato. Mi dispiace. Ti smonto le armi, ti smonto... Aspetta, lì sto prendendo il telefono. Possono smontarmi le armi. Smonto le armi. Arrivo, arrivo. E mi ricordi per favore? Questi rapiscono Punch. Solo streamer più grandi di loro solo per farsi pubblicità. Scappa in qualche modo da sti coglioni che stream sniperano. Ma voi guardavate la live satellitarmente? No, no. Ho smontato. Caro? Guarderemo il mare. Ma allora, curiosità. Loro possono togliermi il telefono anche se non mi hanno ucciso? Sì, perché stavano facendo un'azione con me, giusto? Credo di sì, credo proprio di sì. Giusto? Sì, sì. No, credo che possa. Sì, 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 ok. No, no, tutto giusto, tutto giusto. Volevo morire di infarto perché mi sembrava più divertente che farmi uccidere. Oh mio. Oh? Ti stanno sniperando e ti rovinano la live. Ma tutti mi sniperano, tutti sniperano, ragazzi. La cosa è che più loro sono cattivi e stronzi e più è divertente, secondo me. Devo dire la verità. All'inizio me la prendevo. Ora devo dire che è una sorta di contenuto. Però anche io tiro acqua al mio mulino e faccio più casino di quello che posso fare. Diciamo, non è divertente, l'attenzione è incentrata sulle live, è ovvio che loro sono più bravi e più forti. Finché non rovina, ad esempio, finché non mi rovinano il contenuto della live, easy. Non è un problema. Però non è, mi è sembrato anche nei limiti questo, peccato che, non, che mi hanno tolto il telefono. Io potrei, cioè, vorrei sloggiare e rilogliare per non stare 11 minuti qua zitto. Signor Carlo! Felice, addio! Cioè, oddio, sono morto, mi porti all'ospedale! Signor Carlo, hanno provato a uccidere anche me, mi hanno sparato un colpo, ho fatto il finto morto, ci hanno creduto. Ho la GoPro, quindi... li prenderemo. Oddio, la GoPro... Anche Felice, sti sniperone! Ma come l'hai trovato? Come l'hai trovato, scusa? Ah, sono dolorante. Chi è? Chi è che ha parlato? Fermati, fermati.
chi parla? Scusa, ma? Come l'hai trovato? Ah, ok. Hanno rapito anche me. Ma non ti hanno rapito, ti hanno lasciato lì dell'ospedale. Dimmi come cazzo hai fatto ad arrivare qua. Sai come l'hai fatto? Hanno rapito anche me. Non hanno preso anche te? Sì, hanno rapito anche me. Ho la GoPro. Ma non ti hanno portato qua? Sì, mi hanno portato qua, ho la GoPro. Sono stato qua tutto il tempo. Come hai fatto ad arrivare qua? Ho la GoPro, te lo giuro. Abbiamo la GoPro, siamo amici la di GoPro. Dicevo, c'è una voce strana che non vedo. C'è una voce strana, dicevo. Colleghi. Non correre, non si può. Lasci schiattare, già sta sciarpetta a me piace. Lasci giù. Felice. Come si toglieva quella schermata? Felice, vieni. Salve. Che è successo? Ma c'è Guerino? Sono rapito. Chi l'ha rapito? Ho visto la faccia, non hanno indossato più la maschera. Hanno provato a uccidermi e pensavano di essere ucciso. Chi era? Bene, vado a fare il check kill, grazie signorina. Figo. Salve ragazzi, chi siete? Io sono Lucifero, piacere. Ah, ma lei... Carlo, salve, piacere, Carlo. Ha ricevuto la lezione? Gli è stata di aiuto? Guardi, ha avuto un infarto, sfortunatamente. Farsi uccidere è un conto. Avere un infarto è il livello successivo. Non mi possono uccidere se sto già morendo per conto mio. Ma io non mi ricordo se posso ricordarmi o no. Questo non mi ricordo. Voglio esporre denuncia, dove sono i poliziotti? Grazie per la modifica, bello. Grazie, credo. Ottimo lavoro, uomo. Lucifero! Non mi chiami, devo... Lucifero, voglio parlare con lei faccia a faccia da veri uomini. Allora, fuori casa Ux, mi dissocio. Signore, abbassiamo la voce cortesemente, siamo in un ospedale. Le va bene? Sì, va benissimo, non vedevo l'ora. Da veri uomini, mi alzi le mani se accetta il patto. Perfetto. Venga, Lucifero. Venga qua nel cespuglio, non è un tranello. Callo conto cazzo. Signori... Allora, mi dovete dire una cosa. Io sono morto di infarto per lo spavento. Ma erano con voi quei signori? Quali signori? Mi risponda, sì o no. Quali signori? Risponda lei la domanda. I signori del Vanilla. Ah, i gentiluomini. Beh, si può dire che io, essendo il re dell'inferno, tutta la criminalità derivi da me in questa città. Signori! Non so chi sia quello con la giacca viola qua, beige, però quello là mi ha offerto $1000 per tirare due cazzotti a quello. Mi dissocio, mi dissocio. Signore! E lei, signor Carlo, non ho finito con l'interrogatorio. Andiamo a esporre denuncia. Signori, una cosa veloce. Signore, lei, un tipo mi ha offerto $1000 per tirarle due cazzotti. Io non ti offro un bel signor Carlo, finiamo l'interrogatorio. C'è questo con la tutina. Vieni con me, Carlo, vengo. Lei ha fatto domande solo lei, adesso è il mio turno. Ma vi svegliate, cazzo! Carlo, esci lontano. È stato lei a spararmi? Aia! Ma perché mi picchiate? Perché non posso essere semplice, no. Un fan che ti vuole tanto bene, cuore rosso. Grazie, Fifu. Carlo. Secondo lei? Questa cosa? Ma che è? Ma siamo pazzi? Mi tirano i cazzotti! Lucifer! Non sono stato io. E allora chi è stato? Ve lo giuro su... Chi è stato? Esigo vendetta. Ma le faccio un'altra domanda. Ma lei ha per caso la vista superumana? Ragazzi, dai, che dobbiamo fare? Non so a cosa lei si stia riferendo. Chi è? E allora non so neanche io a cosa si sta riferendo. Chi ha sparato? No, qualcuno mi ha detto. Questo testimone qua? Questo signore qua? Vabbè, allora le chiedo supporto all'ospedale. Gente, andiamo via, per favore. No, tutte le mani in alto. La siepe veloce. Direttrice, non hanno.
sparato, non hanno sparato. Ho dato un ordine. Mi hanno sparato. Quello che ha la pistola viene portato dentro. Signore dai capelli rosa. Signor Carlo, mi ha sparato. Mi ha aggiustare un po' le braccia. Sì, lo so, vengo dall'inferno, signorina. Dai, contro, contro il muro, dai. Grazie, chi è che bella omi pullampa sti coglioni. Signor Carlo mi ha sparato. Questo c'ha una pistola smontata. Che succede qua? Ma che poi dobbiamo ammazzettare sotto i denti? Dobbiamo ammazzettare per culo, ma aveva un po' svide per tre mesi. Ma che poi dobbiamo ammazzettare sotto i denti, raga? Ma che poi dobbiamo ammazzettare sotto i denti, raga? Ma che poi dobbiamo ammazzettare sotto i denti, raga? Ma che poi dobbiamo ammazzettare sotto i denti, ma qui ce l'hanno tutte le pistole. Ma che poi dobbiamo ammazzettare sotto i denti, raga? Ma che poi dobbiamo ammazzettare sotto i denti, raga? Ma vi farò solo, vi faccio una domanda. Ma che poi sotto i denti, raga? Avete sparato davvero? Ma che poi dobbiamo ammazzettare sotto i denti? Non ve le sto facendo nelle vesti di poliziotto, ma nelle vesti di governatore, capite? Nessuno ha sparato. No, guardi, io penso che Carlo alla fine sia onesto e non mi abbia sparato, quindi ritiro le mie accuse. Ritiro le mie accuse. Ma accuse infondate, scusatemi, ma questo sta calunniando. Già che ci siete, no, le sto ritirando, signor Carlo, le sto ritirando. Ma secondo quali basi? Mi scusi, io sono un onesto cittadino. Io lavoro al mini market. Io la sto assolvendo dalle sue colpe. Compito che di solito è di mio padre, ma questo lo aspetta me. Ma lei è un figlio di papà, lei dovrebbe essere l'ultimo degli ultimi. Che la ma lei è figlio di mio padre, mio padre mi auguro una buona dormita rigenerata. Mi ha buttato giù dal paradiso. Può portare me Carlo in centrale, dobbiamo esporre denuncia. No, no, nessuna denuncia. Ritiro la denuncia verso il signor Carlo, che mi sembra onesto comunque come persona. Sono il suo avvocato, parlate con me. Lei è il suo avvocato. Carlo, Carlo, venga, andiamo in centrale. Bisogna risolvere così le cose. Felice. Signor Carlo, cosa avete bisogno? In quanto suo avvocato, quell'uomo nero mi ha chiesto di... Il king delle droghe. Grazie, Albi. Cosa? L'uomo con la camicia blu ha detto che ritira ogni accusa verso di lei. Sì, ma noi dobbiamo... il signor Felice vuole esporre denuncia per altri motivi. Chi è il signor Felice? Eccomi. Ragazzi, mi hanno detto che è arrivato il circo in città. Fatevi un po' riprendere. È arrivato il... Il circo in città, fatevi riprendere un po'. Allora... mi hanno detto che quattro pagliacci erano all'ospedale. Eccomi! Eccomi! Lei è proprio un pagliaccio, signor Carlo. Io sono uno spirito libero. Contro la massoneria. Così, dottore. Arrestate questo farne di campo. Ci vediamo qua. Ma volete arrestare una persona che esprime la propria libertà? Agente, arrestatelo, che pazzo. Ma già mi hanno arrestato, già sono stato... liberato perché ho tripla personalità, ma io sono proprio uno spirito libero. E allora arrestatelo tre volte, agenti. Felice. Carlo, sì, sì, venga, venga, chiunque lei sia. Eccomi. Oddio, eccomi. È lei. Ma no, troppa gente. Ma si ricorda di me, eravamo nei campi di marijuana insieme, signor Carlo. Sì, signor Pazzo, se ne va. Sì, 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 sì. Dopo dobbiamo andare a fare un'altra raccolta. Carlo. Sì, Carlo, corri, corri. Ho un'offerta da proporti. Ovvero? Ma vengo, vengo. Ecco che mi uccidono. Senta, questi sono i miei ultimi giorni in questa città. Cosa? Questi sono i miei ultimi giorni in questa città. Carlo, questo ok. Cioè sì o no? Io avevo un'attività che però purtroppo ho fatto. Però mi è rimasto ancora qualche cosa. Ok. Se vuoi, possiamo tirare fuori tutto il mio arsenale e fare una strage. Va bene, salga Felice. No, io sono una brava persona. Va bene, arrivederci. Aspetta. Mi dica. Scende dalla mia macchina. Ah, ma non è neanche sua la macchina, ma mi scende scusi. Immediatamente dalla macchina. Signore, sì. Mi può accompagnare in centrale, devo. Salite, salite che vi accompagno. Scenda, scenda. Your Tom, sono Giorgio. Vai Giorgio, sali! Giorgio, salga, salga, Giorgio.
Non prende sulla in macchina, braccio dai. Felice, prende in braccio Felice. Felice, venga. Ma io già sto dentro. Ragazzi, ok, io... ci siamo. Andiamo a fare la marijuana. Andiamo ragazzi. A fare denuncia. No, no, no. Andiamo a fare denuncia. Denuncia. Ma l'altro ragazzi. Scusa, quello del nazionale è scomparso da tu, server. Ma cosa sta succedendo? Aspetta, Felice, signore Berlusconi, venga un attimo. Sono Giorgio, Giorgio, Giorgio. Venite un attimo qua, ma non troppo in là. Venite un attimo qua che di voi mi fido. Qua, qua. Ragazzi, io ho la pistola. Come facciamo? Vogliamo puntare gli agenti? No, Carlo, no, no, ma se facciamo una denuncia ci perquisiscono. Allora, la diamo, rischio tutto io. No, no, ascoltami, hai il porto d'armi? Ma no. Non penso. Ah, allora dai la pistola al pilato, tanto lui non deve fare denuncia. Facciamo niente. Ti aspetto fuori, nel caso sparo due piccioni. Dalla di Johnny Sins, vai, ci vediamo di Johnny Sins. Ok, andiamo. Pazzi, vi aspetto, ragazzi. Aspettiamo un po'. Sicuro che si tira. Vada, vada. La va. Il king delle droghe. Grazie, Bacettos. La smart brief. No, non siamo agenti. Mannaggia. E con chi cazzo dobbiamo parlare? Dovete aspettare, penso. Ma se non faccio denuncia, magari non risulta assolutamente niente di questi, diciamo. Sono qua, Felice, sono qua i poliziotti. Non so, si entra così in un ufficio, chiedo scusa gente. Buonasera. Buonasera. Ma che cazzo. Prego, fate come se foste a casa vostra. Ah, scusi. Volete un caffè o un gelato? Non lo so, boh. Ma sinceramente un caffettino. Vai, vado al bancone, là c'è il barista. Ti testa, ti... ha detto che c'è il barista. Ah ok, andiamo. No, ci sta prendendo per culo. Però io mi fido delle sue parole. Sì, salve, un caffè per favore. Se la macchinetta se lo fa lei, mi perdoni. No, ha detto che c'è un barista. E lei ha la faccia da barista. Non penso proprio. Signori, ho bisogno di denaro per riparare la mia macchina che avete distrutto. Ma cos'è? Ma mi scusi, ma mica siamo alla Caritas, ma se ne vada. Ma mi ha distrutto la macchina. Ma lei chiede sempre del battuto, lei è veramente. Oh, oddio, scusami Felice. Scusami, scusami. Ma i signori mi hanno distrutto. Muscolo sbagliato. Ragazzi. Ma ecco, ma sposta. Oddio, buonasera, c'è il senatore. Oddio, signore, buongiorno, sono Giorgio. Ancora? Ma che sono Giorgio? Ma che cosa? Ma che senatore? Cosa ma succede? Scusi, ma non avevo detto. Ma fino a un momento fa era tutto tranquillo. Ho trovato un arrivati, voi siete facendo. Oddio, mi scusi, aiuto, ci stanno rapinando. Polizia. Oddio. Che cosa succede? Polizia. Sulle mani vi sto puntando, ragazzi, sulle mani. Un attimo, torno su. Signori, ma vi sembra il modo? Siamo una cattura di polizia, mi scusi. Vabbè, ma qua, scusami, questo è un circo, questo è un circo. Oddio, che piacere rivederla così presto. Sì, ok. Voglia! Ma oddio. Che ci fa qua? Non era all'ospedale. Mi sono a sporgere una denuncia per loro. Per loro? Che cioè loro sporgono, io controllo. Ah, controlla cosa? Sì, faccio un check up delle macchine. Ma lei si fuma una canna in centrale? Oddio. Vuole un tiro. No, ma questo è pazzo. Ma scusatemi, volevate un caffè e adesso vi volete rapinare? Ma lì una canna, okay, guardi, okay. La lasciate prenda, per terra. Prenda. Dobbiamo intercettare. Prenda, faccia due tiri. No, ma lei è pazzo, no. Aspetti che qua fumano marijuana, oddio. Ragazzi, l'ho pensato, infatti. Non potrebbe fare niente. L'ho pensato, infatti. Toc. Mi vedi che vuole il signore fuori, che sono facendo casino? Le chiedo un'altra cosa al volo. Io salve agente! Agente, è troppo importante, ci hanno provato a rapire. Lui è stato messo KO. Io sono morto d'infarto, mi hanno puntato. Io invece hanno provato a uccidermi, mi hanno preso il braccio. Però non se ne sono. Il signore è stato sparato? No, stavo per essere sparato, ma sono morto d'infarto. Sono svenuto per il cuore. Mentre io, che sono stabile, mi vogliono picchiare, agente. Mi vuole picchiare, agente. Signore, siamo in una centrale di polizia. Ci sta picchiando. Ma lei sta scherzando. Dopo sporga denuncia. Sporga denuncia e sporga anche la sua famiglia. Non dovrebbe esserci mai nessuno.
Signor Gentilmente, prego. Siamo in centrale, ok. Per favore, possiamo parlare nell'ufficio in modo che non ci disturbano? Io non la conosco. Va bene. Non ho rubato niente, posso essere sicuro di questo. Sta gente qua, che sta facendo? Scusa. E sono quei signori io, ragazzi. Aspetto fuori. Devo andare a cacare. Eccomi. Allora, agente. Anzi, posso andare sul divano, è più comodo. No, rimango qui, mi dico. Va bene, mi accontento della sede. No? Scusate, scusate, qualcuno che mi sta accompagnando. Allora, agente, mi sente? Sì. Gente? La sento, lei mi sente? Allora, sì, la sento. Allora, hanno provato a rapirci. Ok. In verità ci sono riusciti, ci hanno portato in una casa fuori città. Okay. Dove nel retro c'era una piscina. Però ho anche una GoPro, perciò capirete la zona. Ho un piccolo video di quel momento. E praticamente a lui hanno puntato la pistola, però si è spaventato e morto di infarto. A me mi hanno sparato ad un braccio solo, fortunatamente. Per ora tutto bene. Però pensando che fossi morto, se ne sono andati. Okay, quindi non io sta... sto facendo plank. No, e io so chi sono, perché non, ad un certo punto non hanno indossato la maschera. Ok, quindi li conosceva? No. Ma sì, si sono palesati a me, hanno detto che sono i ragazzi del Vanilla, il proprietario. Così vorrei esporre denuncia. Già ci siamo noi. Siamo insieme, signori. Lei è un maleducato. No, lei è un maleducato. Lei è un maleducato, mi scusi. Autorità, facciate il vostro dovere. Signore, no, deve entrare qui dopo. Noi siamo dei barboni e siamo più educati di lei. Per la privacy. Prego. Nulla di tanto, grandene, ciugini. Enzo Dong. Secondigliano Regna. Quelli del Vanilla li hanno rapiti. Io non sapevo questa informazione, ma mi fido ciecamente del signor Carvolo. Ok. Sta avanti. Devo cantare? Sicuramente sì. Nulla di tanto, grande, non c'è niente. Ok, fate una cosa. Qualcuno di voi mi lasci un documento, così posso fare la denuncia. Carlo, lasci il tuo. Carlo! Carlo! Fuoco al... Oddio! Carlo, noi oddio! Soffi. Ok, scusate. Lasci lei il documento, io sono senza tetto, non ho documenti. Venga qui. Carlo, lei è un sostenuto peggio di me. Che succede qui? Ok, un attimo. Registro documento. Segni bene, Felice Mastronzo. Ma di nome di fatto? Io sono un pezzo di merda. Si vede perché viene proprio a fare l'uccellino. Insieme a me, Carlo Cotto Cazzo. Okay. Siamo un duo o una garanzia? Ok, perfetto, scriverò la denuncia. Intanto questi sono i suoi documenti. Ma voi non avete i miei critici? No, io voglio che vengano arrestati, signore. Non voglio solo chiacchiere. Ok, signore. Soltanto che adesso io scrivo la denuncia. Signore. E successivamente inizieremo a fare le nostre indagini. Non posso andare signore, lì. Signore, spero che queste indagini siano veritiere, perché quei farabutti devono essere presi. No, e noi prendiamo seriamente qualsiasi denuncia. Ok. Non è che siamo qua a giocare. No, perché non vorrei che per una mancata azione di voi poliziotti devo agire da solo. No, lei non deve agire, deve sempre venire qua a sporgere denuncia. Comunque, io adesso ho il tempo, 10 minuti, di scrivere il rapporto per bene. Lei non sa a nord esattamente dove è stato portato, più o meno? Più o meno sì, è una casa con nel retro una grande piscina. Ok, ma nord stiamo parlando di nord dello stato non o della città no, qua? No, nord città. Ok, nord città dove ci sono diciamo una collinetta con la scritta Vanwood, giusto più o meno? Aspetta. Fammi pensare. Nord città dove ci sono tutte le ville. Tutte no, le non ville. È nord città. No, nord città, è nord ovest. È da. È sul mare, è uno sciatore in mezzo al mare. Sulla variante nord ovest. Ok. Va bene, quindi in una casa di quelle. Sulla 7 bis. Infatti c'era qualche signorino. Ok, va bene. Vale.
Questa è un'informazione. Farò girare delle volanti anche in quella zona lì. Grazie mille, grazie mille. E lì è sicuro che sono i proprietari del Vanilla comunque. Sì, me l'hanno detto loro, guardi. Se volete posso darvi la mia clip della GoPro. Sì, va bene, facciamo una cosa. Se mi lascia il numero di telefono, subito, in caso la contattiamo. Mi hanno per... fottuto il numero e il telefono. Anche a me. Più niente. Va bene, in caso la contatterò tramite Twitter. Si ricordi, Felice Mastronzo lavora all'ospedale. Ok, lei è un medico, quindi. Sì, io sono una persona buona, di bontà. Okay. Va bene. E per qualsiasi cosa la contatteremo, ok? Lei si tenga a disposizione. A disposizionissima per me, okay, e per il signor Carlo. Va bene, vi accompagno fuori. Prego. Va bene. Salve signorina. Buongiorno, ma che fa qui? Ho fatto il test attitudinale per diventare poliziotto. Immagino. E mi hanno scartato. No. Perché hanno detto che ho il profilo di un omicida pazzo. Oh cazzo. Oddio, sono pazzo. Scusate, ma ci andiamo ragazzi, la situazione qua non è delle migliori, mi devo andare. Lei mi deve dare. Subito andiamo ragazzi, meglio ve lo assicuro, andiamo. Johnny Sins, non derubare il signor. Chiedo scusa, c'è qualche agente. E signor Felice, può venire fuori un attimo? Chi è lei? Per parlare? Mi scusi, chi è lei? Aspetta. Io sono. Sto cercando un agente. Cosa? Mi scusi, signor agente. Signor agente. Sì, sì, signor agente. Sono io un agente. Aia. Signor agente. Ah, non so. Un taxi. È possibile avere un taxi? Mi hanno rubato la macchina. Ma mica la. Psicologa! Mi dica. Il signore delle radio? La vedo Ugo. Mi hanno infamato. Ma chi? Mi scusi, ha la macchina lì, mi può dare un passaggio? Ragazzi, non abbiamo auto, noi siamo senza auto, grazie. Io sono senza tetto, sono un nulla tenente. Dobbiamo cambiare auto, signor Carlo. Rischiamo. Sono un artista di strada. Sono un artista di strada. Oh sì. Io mi libro nel volo. Oddio. Ma chi è questo che fa i selfie? Scusatemi, un po' di. Scusatemi. Chi è questa persona? Chi è che le ha dato il permesso di fare i selfie? Quello lì con i pantaloni bianchi, occhio, pericoloso. Carlo. Allora, Felice. Pericoloso, via. Carlo, qui. Se ne vada, un po' di privacy. Carlo. Vada via. Questo. Vada via, non siamo contando questo. Questo è gelataio. È cattivo. Via. Andiamo. No, vada via, lei è pericoloso. Vada qui. Carlo, mi puoi dare la pistola, Carlo? Sì, le riderò l'arma e la userà se questo ragazzo ci seguirà. Gliela do. Grazie. Signori, dove andiamo? Andiamo via, guardi. Andiamo a fare il tuffo della fede, vada dove si processa. Andiamo a fare l'olive, ragazzi. No, vada dove si processa la marijuana. Facciamo il tuffo della fede per la pistola. Scusatemi, per la gang, non per. Va bene, ragazzi. Allora. No, guardi. Sì, oddio. Venite. Oddio. Allora, venite qua, ragazzi. Allora, è il famoso salto della fede. Ma cosa fa? Allora, sotto, non so se mi sentite tutti? Sì, pronto? Ok, sotto, okay. Ragazzi, c'è una piscina. C'è il 50% di possibilità di non farcela. Chi fa il salto della fede, prova la propria fedeltà. Levatevi. Lo faccio anch'io. Oddio. Sono freddo. Ragazzi, l'acqua è fresca. Ragazzi, l'acqua è freschissima. Ne è sopravvissuto solo uno, ragazzi, buonanotte.